Nuovo Boeing 737 con a bordo 126 persone su una tratta a corto raggio da Londra verso l'Irlanda del Nord. È uno degli aerei più sicuri del mondo. All'improvviso, una serie di boati e di vibrazioni lo colpiscono. L'aereo precipita a poche centinaia di metri da una sicura pista di atterraggio. Muoiono 47 persone. Sono vittime di un attacco terroristico o si è trattato di uno strano incidente? Utilizzando delle simulazioni avanzate al computer, possiamo svelare ciò che non funzionò sul volo 092. I disastri non capitano per caso, sono una catena di eventi critici. Analizziamo gli indizi e diamo inizio al conto alla rovescia di quegli ultimi secondi fatali. Europa, Inghilterra, Londra, aeroporto di Heathrow, l'aeroporto internazionale più affollato del mondo. 8 gennaio 1989. È domenica sera e molti passeggeri stanno tornando a casa dopo le vacanze di Natale e Capodanno. L'aeroporto è pieno di gente. Al terminale 1 i passeggeri eseguono il check-in per il volo 092 della British Midland, diretto a Belfast, Irlanda del Nord. È un normale servizio di navetta della durata di un'ora. Il livello di sicurezza è alto. Siamo all'apice della campagna terroristica dell'IRA contro obiettivi inglesi. L'IRA ha ucciso 416 civili in quasi 20 anni di violenze. L'operatore sanitario Gareth Jones ha iniziato un nuovo lavoro a Belfast 3 settimane prima. Alcune domande per la sicurezza. I controlli di sicurezza sono ormai la normalità. Chi all'epoca viveva nell'Irlanda del Nord era abituato. Il livello dei controlli di sicurezza era altissimo. Fate i bravi e badate alla mamma. L'IRA non è l'unico motivo dell'alto livello di sicurezza dell'aeroporto di Heathrow. Lockerbie, Scozia. 3 settimane prima, un attentato terroristico ha fatto saltare in aria un 747 della Pan Am, in volo da Heathrow verso gli Stati Uniti. L'esplosione uccide tutti i 259 passeggeri a bordo e altre 11 persone a terra. È il peggior attacco terroristico mai compiuto su un aereo di linea americano. Le autorità sospettano che sia opera di un gruppo terroristico arabo. Oggi i passeggeri del volo 092 sono nelle mani del capitano Kevin Hunt, 43 anni. È uno dei piloti della British Midland con maggiore esperienza. Ha 25 anni di volo al suo attivo. Aria condizionata e pressurizzazione sul volo. Al suo fianco c'è il copilota David McClelland, 39 anni. Stasera i due piloteranno un aereo che ha solo 2 mesi di attività. È un nuovo Boeing 737 della serie 400. La Boeing lo ha lanciato un anno prima con una brillante campagna pubblicitaria. Ci sono miglioramenti significativi rispetto ai suoi predecessori. I nuovi motori CFM56 sono i più potenti nel loro genere e il quadro strumenti della cabina di pilotaggio è tecnologicamente più avanzato. Ci sono schermi TV computerizzati e indicatori a LED che sostituiscono i tradizionali strumenti di misura meccanici. Sono le 7:15 di sera. Carta d'imbarco, prego. 118 passeggeri salgono a bordo del nuovissimo aereo e prendono posto. Pronti per la partenza, avviare motori 1 e 2. Il capitano Hunt avvia i due motori. L'aeromobile della serie 400 è ancora nuovo per lui. Lo ha pilotato solo per 23 ore, mentre il copilota, McClelland, per 53 ore. Pressione dell'olio in aumento. La cintura, per favore. Nella cabina passeggeri, Gareth Jones ha un posto vicino al finestrino, sulla fila dell'uscita di emergenza. Un assistente di volo chiede a Gareth di leggere le istruzioni per aprire l'uscita di sicurezza posta in corrispondenza dell'ala. Lo steward me lo chiese con tale gentilezza che sarei stato un maleducato a non farlo. La torre di controllo autorizza il volo 092 al decollo. Le condizioni meteorologiche sono perfette. Il copilota McClelland dà velocità ai motori.
Posted flying. And gear up. Gear up. Hello. 7:52. Il volo 092 della British Midland è decollato e si dirige verso Belfast. 092 Roger, mantenete 6.000 piedi. Debbie Griffith, 24 anni, è uno dei 6 membri dell'equipaggio di cabina. È stata chiamata in servizio con un preavviso brevissimo. È assistente di volo da 2 anni. Amavo quel lavoro perché mi piaceva conoscere gente. Era perfetto per la mia età. Trascorsi pochi minuti dal decollo, l'equipaggio di cabina inizia il servizio bar. Ritardi a parte, l'atmosfera a bordo è rilassata. I passeggeri sanno che atterreranno tra meno di un'ora. Ore 8:05, 13 minuti dopo il decollo. Il velivolo è a quota 8.500 metri e si prepara a raggiungere l'altitudine di crociera di 10.600 metri. Poi, senza alcun preavviso, si avverte un boato. L'aereo inizia a vibrare violentemente. Un volo di routine si trasforma nel peggiore incubo di ogni passeggero. Nella cabina di pilotaggio, il capitano Hunt e il copilota David McClelland avvertono la vibrazione e, cosa ben peggiore, sentono odore di fumo. Che sta succedendo? Un incendio. Informa l'ATC che dobbiamo iniziare la discesa. Il fumo può penetrare solo attraverso i condotti dell'aria condizionata. E poiché questa sul 737 è alimentata dal motore a reazione, i due deducono che ci sia un guasto proprio lì. E il problema sembra serio. Lo studente 22enne Kieran Dynan è seduto sull'ala vicino al motore. Tutto ciò che può udire è un assordante frastuono. Sembrava un rumore di ciottoli all'interno di una lavatrice in funzione. Alle spalle della cabina di pilotaggio, nella fila numero 1, sono seduti i soci d'affari Nick Stevenson e Chris Thompson. Stanno tornando a casa a Belfast. Sentono la vibrazione. È così intensa che temono che l'aereo possa spezzarsi in due. Era come se qualcuno dall'esterno stesse cercando di entrare a colpi di martello. A quel punto ci bloccammo, come congelati. L'assistente di volo Debbie Griffith pensa subito al disastro di Lockerbie. Provai una specie di terrore e pensai subito che si trattasse di una bomba. Un boato e delle pesanti vibrazioni colpiscono un volo della British Midland, diretto in Irlanda del Nord. Seduto accanto al finestrino in corrispondenza dell'ala, c'è l'operatore sanitario Gareth Jones. È occupato a calmare una passeggera in preda al panico. Teresa, la donna seduta accanto a me, era angosciata. Iniziai a parlarle e cercai di calmarla, ma questo serviva anche a me, perché anch'io non ero per niente tranquillo. Gareth ha dei buoni motivi per essere preoccupato. Il suo posto gli consente di avere una visione chiara dell'ala dell'aereo. E ciò che vede suscita in lui un cattivo presentimento. Guardai fuori dal finestrino e vidi delle scintille provenire dal motore. Dalla cabina di pilotaggio, il capitano Hunt e il copilota McClelland non possono vedere nessuno dei due motori, perciò non sanno nulla delle scintille. Come tutti i piloti, devono affidarsi alla strumentazione di bordo per diagnosticare il guasto. Non hanno molta familiarità con il nuovo display del 737, ma è pur sempre la tecnologia più avanzata del mondo. Hunt e McClelland esaminano gli schermi e gli indicatori a LED, diagnosticano un guasto al motore e disattivano quello difettoso. Il terribile rumore e le vibrazioni cessano immediatamente. Ora il 737 si comporta di nuovo normalmente, ma le norme di sicurezza esigono che venga effettuato l'atterraggio il prima possibile. Dirigersi verso East Midlands. Hunt è fortunato. La torre di controllo lo autorizza a un atterraggio di emergenza presso l'aeroporto East Midlands, a soli 10 minuti di volo. Torre di controllo, volo diretto a 09 per ILS. Roger, Midland 92 in discesa, livello volo 120.
Le 8 e 10. Signore e signori, è il capitano Kevin Hunt che vi parla. Vi sarete resi conto che abbiamo avuto un problema. Il capitano cerca di calmare i suoi 118 passeggeri e dice loro che ha disattivato il motore guasto. Non siamo in grado di proseguire il volo verso Belfast. Il capitano li informa che atterreranno sani e salvi tra 10 minuti. Sarà un atterraggio di routine. Gareth Jones è sollevato nel vedere che il motore guasto ha smesso di scintillare. È convinto che ormai il capitano abbia tutto sotto controllo. Le 8 e 17. L'aereo scende a quota 2000 metri. Mancano 8 minuti all'atterraggio. Un minuto dopo, il controllore di volo ordina di fare una virata verso destra per allinearsi con la pista di atterraggio. 092, scendere a quota 3000 piedi. Sono in dirittura finale. Gli assistenti di volo si siedono per i pochi minuti che restano. Le 8 e 20. Un altro boato, ancora più fragoroso, scuote l'aereo. I passeggeri realizzano che il rumore proviene dall'unico motore rimasto in funzione. Tutto l'aereo tremò. Fu come se qualcosa lo avesse fermato a mezz'aria e a quel punto mi si gelò il sangue. Si avvertono altre vibrazioni, peggiori di quelle precedenti. Era incredibile, non riuscivo a mettere a fuoco Chris che era accanto a me. Pensai che se avesse continuato a vibrare a quel modo, l'aereo si sarebbe spezzato in due. Ero terrorizzata, non capivo che stava succedendo. La torre di controllo autorizza il capitano Hunt a scendere a quota 600 metri. Devono atterrare velocemente, prima che l'ultimo motore smetta di funzionare del tutto. Informali che abbiamo un problema con l'altro motore. Poi cade il silenzio. L'ultimo motore dell'aereo si è spento. I passeggeri capiscono che stanno precipitando. Ricordo perfettamente il rumore del vento. E l'aereo iniziò ad andare giù come se scendesse dalla cima delle montagne russe. Pensai, se Dio vuole prenderci con sé adesso, non possiamo fare nulla per evitarlo. Il capitano Hunt ha perso entrambi i motori. In mancanza di potenza, l'aereo sta combattendo una lotta impari con la gravità. Hunt ordina al copilota di tentare di ridare potenza ai motori. McClelland inizia la sequenza di riaccensione, ma stanno perdendo quota rapidamente. Ora il motore di sinistra prende fuoco. Devo seguire le procedure antincendio? Accendi l'altro. Non va. Il 737 sta precipitando. La cloche del capitano Hunt inizia a tremare violentemente. Il sistema di avviso in prossimità del suolo avverte che l'aereo scende troppo in fretta. I piloti vedono le luci della pista di atterraggio a meno di 2 chilometri di distanza, ma ci sono altre luci, più vicine. Le luci dell'autostrada M1, la più grande arteria nord-sud della Gran Bretagna. Se dovessero schiantarsi lì, il bilancio delle vittime sarebbe spaventoso. Ma il capitano Hunt non ha chance. L'aereo si sta avvicinando rapidamente a terra. Qualcuno disse: Gesù, moriremo tutti. Le 8 e 24. Il volo 092 della British Midland è a un solo minuto dall'aeroporto di East Midlands. Il capitano Hunt può vedere le luci della pista di atterraggio, ma ha perso entrambi i motori e uno dei due ha preso fuoco. La sua unica speranza è rimanere in volo abbastanza a lungo per raggiungere la pista.
I passeggeri non sentono la voce del capitano da 10 minuti, ma sanno che stanno per schiantarsi al suolo. La mente è affollata da pensieri idioti come: chi taglierà l'erba? Parte del cervello ti dice che stai precipitando e l'altra parte ti dice che non è possibile. Il capitano Hunt vede il villaggio di Kegworth. Per evitare lo schianto sul villaggio, solleva il muso dell'aereo per allungare la distanza di percorrenza in volo planato. Il 737 sorvola il villaggio a una quota di soli 60 metri. Dal finestrino mi sembrava di vedere la guglia di una chiesa e pensai che non era possibile vederla perché ero su un aereo. Tuttavia, oltre Kegworth c'è l'autostrada M1. Se il capitano Hunt riuscirà a superare la strada a 6 corsie, la sicurezza della pista d'atterraggio è a soli 900 metri di distanza. Accendi l'altro motore. Non va. Dagli velocità. Non va. Ma ormai è impossibile mantenere in volo l'aereo. Il capitano fa un annuncio finale ai passeggeri in preda al panico. Prepararsi all'atterraggio di emergenza. Disse di prepararsi all'atterraggio di emergenza. E dal tono in cui pronunciò questa frase pensai: è finita. Prima che l'aereo toccasse terra, pensai che nessuno sopravvive a un disastro aereo. Trenta metri prima dell'autostrada, la coda dell'aereo tocca terra e rimbalza in aria. L'aereo si schianta sugli alberi vicini al ciglio dell'autostrada. Fu orribile, sembrava non finire mai. Era come se mi stessero risucchiando. Il velivolo sbanda, distruggendo un palo della luce posto a metà dell'autostrada. L'aereo si schianta contro il terrapieno sul lato esterno della M1 e si spezza in 3 parti. Ricordo di essere stato sbattuto diverse volte e poi il silenzio totale. Poi si ferma a soli 900 metri dalla pista di atterraggio. Il capitano è riuscito per un pelo a superare l'autostrada. Incredibilmente, al momento dello schianto non circola nessuna auto. Tra i rottami della sezione mediana del 737, Garrett Jones e la sua vicina di posto, Teresa, sono vivi. Sono seduti sull'ala, la parte più resistente dell'aereo. Garrett non riporta ferite gravi. Non riesce a credere di essere stato così fortunato. Ma il pericolo non è ancora passato. Quando aprì gli occhi, vidi un cespuglio che andava a fuoco e pensai: resisti, è pericoloso. Siamo proprio sull'ala e l'ala è piena di carburante. Faremo meglio ad uscire di qui al più presto. È un miracolo che i 5.000 litri di combustibile non abbiano preso fuoco. Ma il carburante sta fuoriuscendo dalle ali danneggiate e uno dei motori è ancora in fiamme. Se il carburante dovesse prendere fuoco, Garrett e gli altri sopravvissuti non potrebbero mai farcela. Pur essendo sopravvissuti allo schianto, morirebbero per l'esplosione. Garrett tira la maniglia dell'uscita di emergenza, ma non si apre. Fortunatamente ricordavo le istruzioni che avevo letto, perciò afferrai la maniglia, tirai la porta e la scaraventai fuori. Prima dell'impatto, Garrett aveva detto a Teresa che se fossero sopravvissuti l'avrebbe aiutata ad uscire di lì. Ricordo che feci capolino dal portello e le urlai di darmi la mano. La vidi e la tirai fuori facendola passare per quell'uscita. Garrett torna dentro l'aereo in cerca di altri sopravvissuti. Trova una scena terrificante. Lamiere contorte, persone ferite che gridano aiuto e altri che sono inquietamente zitti. C'erano persone che lottavano per uscire e altre che non si muovevano. Sapevamo cos'era successo a chi era immobile. Non lo dimenticherò mai. Nella fila numero 1, nella parte anteriore del velivolo, ci sono i soci Nick Stevenson e Chris Thompson. Chris è svenuto ed è gravemente ferito. Ma Nick è uno dei più fortunati. Riprende subito i sensi.
Pensai, sono vivo, ma c'era un incendio, dovevo uscire. Non ha la forza di aiutare Chris. Tenta di alzarsi, ma ha la gamba sinistra ustionata e non ci riesce. Ma deve superare il dolore per potercela fare. L'istinto di sopravvivenza prende il sopravvento. Lo stimolo è incredibile. Io sapevo solo che dovevo uscire di lì. Non mi importava di nient'altro. Raggiunge l'apertura nella fusoliera e urla agli automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso. Dicevano, sì, ti vediamo. Ora ti aiutiamo a scendere. L'assistente di volo Debbie Griffith è ancora intrappolata tra i rottami. È ferita, ma quello che teme di più è che esploda il carburante. Non riuscivo a respirare e sapevo che stavo morendo. Mi aspettavo che il motore esplodesse e ricordo distintamente di aver pensato: spero di morire in fretta a causa del fumo. Il ventenne Kieran Dynan si trova all'estremità della sezione mediana spezzata. È gravemente ferito ed è in stato di semi-incoscienza. Tutti i sedili di fronte a me erano andati. Non c'era niente, solo detriti. Le 8:30. Cinque minuti dopo lo schianto, i vigili del fuoco raggiungono l'aereo. Gettano schiuma su tutta la zona. I vigili del fuoco urlavano che il motore non poteva più esplodere. Avevamo qualche chance. Nel giro di due minuti l'incendio è domato e iniziano le operazioni di recupero. I vigili del fuoco perlustrano l'aereo in cerca dei sopravvissuti. Hanno lo spiacevole compito di controllare quali passeggeri sono morti e quali hanno ancora qualche speranza. Fui svegliato dalla luce della torcia e sentii: è ancora vivo. E poi svegli di nuovo. Kieran viene estratto dall'aereo e trasportato di corsa in ospedale. 8 ore dopo il disastro, le squadre di salvataggio recuperano l'ultimo sopravvissuto dai rottami. Sono le 4:20 del mattino. Delle 126 persone a bordo, 39 muoiono durante l'impatto. Altre 8 muoiono in ospedale per le ferite riportate. Tra i sopravvissuti vi sono i due piloti, David McClelland e il capitano Hunt. Entrambi sono gravemente feriti. Il capitano Hunt resterà paralizzato. The survivors have been describing what happened and praising the skill of the plane's pilots. Ma che cosa ha potuto far precipitare un aereo nuovissimo? Una delle possibilità è il sabotaggio terroristico. Sono passate solo 3 settimane da quando un 747 della Pan Am è esploso sul villaggio di Lockerbie, in Scozia, uccidendo 270 persone. Anche in questo caso si è trattato di una bomba. Ripercorrendo gli eventi di quel giorno fatale e analizzando le indagini, siamo in grado di svelare ciò che accadde realmente sul volo 092. Avanzate simulazioni al computer ci porteranno lì dove nessuna telecamera può arrivare, nel cuore della zona del disastro. Eddie Trimble è l'investigatore capo del reparto indagini sui disastri aerei in Gran Bretagna. Ha indagato su tutti i principali disastri aerei degli ultimi 30 anni. Quando giunge la notizia del disastro di Kidworth, la squadra di Trimble, composta da 9 investigatori, è ancora a Lockerbie ad esaminare i rottami del Pan Am precipitato. Trimble teme che un altro attentato terroristico abbia fatto delle vittime sul territorio inglese. Arriva sulla scena del disastro attorno alla mezzanotte, solo 4 ore dopo l'incidente. Col passare delle ore, non trova nessuna traccia di danni provocati da esplosivo. La squadra esclude subito l'attacco terroristico come causa dello schianto. Questa non è un'altra Lockerbie. Gli investigatori passano ora a vagliare la possibilità di un guasto meccanico. I sopravvissuti riferiscono di un doppio guasto ai motori. Sembra quasi incredibile, ma di questa teoria se ne parla presto anche nei notiziari.
The experts say the chances of both engines on a brand new airliner failing at the same time are 100 million to 1. But that seems to be what happened last night. Eddie Trimble sa che se entrambi i motori hanno smesso di funzionare quasi simultaneamente, le implicazioni sono enormi. Vi sono 18 nuovi 737 in servizio. Potrebbero avere tutti lo stesso difetto fatale. Gli investigatori devono scoprirlo e rapidamente. L'investigatore capo Eddie Trimble e la sua squadra setacciano il luogo del disastro del volo 092 della British Midland. Hanno bisogno di indizi per spiegare ciò che ha potuto causare un guasto ad entrambi i motori a reazione del 737. I resoconti dei momenti finali sono quelli riportati dai testimoni oculari che riferiscono di aver visto delle fiamme nel motore di sinistra. Trimble inizia a testare proprio questo motore. Non è un lavoro facile. L'urto lo ha lesionato gravemente. Ma l'investigatore scopre presto qualcosa che non è collegato allo schianto. Molte pale della ventola sono gravemente danneggiate o spaccate. Trimble conclude che la loro rottura ha fatto sì che alcuni detriti siano entrati nel motore, causandone un danneggiamento fatale. Deve far sottoporre il motore a ulteriori test per scoprire che cosa ha causato la spaccatura delle pale della ventola. Ora, Trimble e la sua squadra passano al motore di destra, quello che le registrazioni indicano essere stato il primo a riportare un guasto. Essi eseguono un controllo dei suoi meccanismi interni. Dopo ore e ore di esami, Trimble giunge a una conclusione terribile, ma inevitabile. Pensai, oh mio Dio, sembra che abbiano spento il motore che funzionava correttamente. Trimble capisce che quando il motore di sinistra ha iniziato a dare segni di avaria, l'equipaggio ha inspiegabilmente disattivato quello di destra, che funzionava bene. L'intera prospettiva delle indagini cambia. Non è stato un attacco terroristico, né un doppio guasto al motore a uccidere 47 persone sul volo 092. È stato un catastrofico errore umano. Questa sconcertante scoperta colpisce il mondo dell'aviazione. Com'è possibile che dei piloti così esperti abbiano potuto disattivare il motore sbagliato su un aereo nuovissimo? Trimble sa che quell'aereo è uno dei nuovi 737 della serie 400 lanciata l'anno precedente. Il copilota McClelland ha al suo attivo solo 53 ore di volo sulla serie 400 e il capitano Hunt anche meno, solo 23 ore. La mancanza di familiarità con alcuni aspetti del nuovo design potrebbe aver causato l'errore fatale. Per scoprirlo, Trimble deve verificare tutti gli eventi accaduti sul volo 092. Utilizzando le registrazioni vocali della cabina di pilotaggio, analizza le decisioni del pilota. Lo spegniamo. Ora la situazione è di nuovo sotto controllo. Ore 8 e 05, 20 minuti all'impatto. Nel motore di sinistra una pala della ventola si spacca. I frantumi delle pale si depositano nel vano motore. Il danneggiamento delle pale della ventola fa saltare la perfetta messa a punto del motore. Inizia a sussultare violentemente, provocando una vibrazione che scuote l'intero aeroplano. La spaccatura danneggia il motore di sinistra. È solo questione di tempo prima che smetta di funzionare. L'equipaggio di cabina avverte la vibrazione e sente il fumo che fuoriesce dalle guarnizioni e penetra nei condotti dell'aria condizionata. Pensano erroneamente che ci sia un incendio in uno dei due motori. Il capitano Hunt chiede quale sia il motore difettoso. Le registrazioni rivelano il primo atto di una terribile catena di eventi. Il copilota McClelland pensa al motore di sinistra, ma poi cambia idea. No, è quello di destra. Eddie Trimble deve scoprire perché McClelland esita e poi sbaglia. Sa che i piloti non possono vedere i motori.
devono affidarsi alla strumentazione di bordo per diagnosticare il problema. Il quadro comandi utilizza degli indicatori e schermi a LED al posto della tradizionale strumentazione meccanica. Hunt e McClelland hanno avuto problemi ad interpretare il quadro strumenti che era loro poco familiare. C'è uno strumento che monitora eventuali vibrazioni anomale di ogni motore. Questo dovrebbe consentire ai piloti di vedere a colpo d'occhio quale motore è guasto. Gli strumenti di misurazione sono sempre stati una caratteristica dei 737, ma sulla serie 400 hanno un aspetto diverso. Sui nuovi 737, il misuratore di vibrazioni ha un indicatore LED che gira all'esterno del quadrante, anziché al suo interno come nelle versioni precedenti, e ha le dimensioni di una monetina da 20 centesimi. Trimble scopre che i due piloti hanno partecipato a un corso della durata di un giorno sulle caratteristiche della nuova serie 400 e che non hanno potuto addestrarsi con il simulatore di volo sul sistema di strumentazione del motore, il cosiddetto EIS. Non avevano avuto l'opportunità di addestrarsi con il simulatore di volo e di imparare come interpretare l'EIS sia in condizioni normali che in caso di funzionamento anomalo. La mancanza di familiarità con il nuovo aeroplano significa che non hanno avuto l'opportunità di diagnosticare correttamente il problema. Ma resta ancora il mistero del perché siano giunti alla conclusione che fosse il motore di destra quello guasto. Le registrazioni vocali danno a Trimble un altro indizio. Senti questo odore? È un odore strano. Quando avvertono il fumo proveniente dal motore danneggiato, sanno che esso può raggiungere la cabina solo attraverso l'aria condizionata. C'è un incendio. Il capitano Hunt sa per esperienza che l'aria condizionata sui 737 è alimentata dal motore di destra. Presume quindi che sia da lì che proviene il fumo. Ma la Boeing ha apportato un altro cambiamento all'ultimo 737. Sui nuovi apparecchi, l'aria condizionata è alimentata non solo dal motore di destra, ma anche da quello di sinistra. Le 8:07. Neanche questa volta i piloti hanno la possibilità di diagnosticare che è il motore di sinistra la causa del guasto. A questo punto il copilota McClelland toglie potenza e spegne il motore di destra perfettamente funzionante. Tutto sembra tornare alla normalità. Il boato e le pesanti vibrazioni cessano. Signore e signori, è il capitano Kevin Hunt che vi parla. Come avrete capito, abbiamo percepito un odore di fumo. Il capitano Hunt, sollevato, informa i passeggeri su ciò che è successo. Siamo stati costretti a spegnere il motore di destra. Ma il fatto che citi il motore di destra confonde molti passeggeri. Lo studente Kieran Dynan ricorda di aver visto delle fiamme provenire dal motore del lato sinistro dell'aereo. Era strano che avesse spento quel motore. Era ovvio che fosse l'altro quello in fiamme. Ma il capitano Hunt e il suo copilota non possono vedere nessuno dei due motori dalla cabina di pilotaggio. Qualcuno avrebbe dovuto informarlo su quale era il motore in avaria. Gli investigatori vogliono capire perché Kieran Dynan e gli altri passeggeri preoccupati non hanno dato l'allarme. Ero convinto che sapesse bene quello che stava facendo. Trimble giunge alla conclusione che la fiducia nel capitano ha impedito alle persone a bordo di dare l'allarme. Ma gli investigatori devono ancora risolvere un grande mistero. Perché l'aeromobile sembra riprendere a funzionare normalmente dopo che i piloti hanno disattivato il motore sbagliato? Per risolvere questo mistero, Eddie Trimble e i suoi specialisti analizzano a fondo il funzionamento dei motori a razzo dei 737. Tutti i 737 dispongono di un'automanetta, una specie di comando della velocità di crociera che mantiene la velocità desiderata inviando la corretta quantità di carburante ai motori. Per spegnere il motore, il copilota McClelland deve disinserire l'automanetta. In questo modo la velocità di crociera torna normale e il pilota può iniziare a ridurre la velocità del motore.
Trimble sospetta che questa procedura di routine sia la chiave del mistero. Si affida alla scatola nera per scoprire esattamente quello che è accaduto all'interno dei motori computerizzati in quel momento cruciale. Ciò che Trimble scopre spiega perché l'aeromobile sembra volare normalmente, pur con un motore danneggiato. È una svolta importante. La squadra investigativa può chiarire che cosa è successo a bordo del volo 092 negli ultimi fatali secondi prima del disastro. Le 8:05. Quando le pale della ventola di sinistra si spaccano, i frammenti danneggiano il motore, causando una riduzione nella velocità della ventola. L'automanetta reagisce pompando più carburante nel motore danneggiato, nel tentativo di mantenere la velocità della ventola. Ciò fa sussultare il motore danneggiato, che emette delle scintille. Queste infiammano il carburante in eccesso, causando le fiamme viste dai passeggeri. Le 8:07. È il sinistro? No, è il destro. Indotti in errore dal fumo proveniente dall'aria condizionata, i piloti diagnosticano erroneamente il guasto. Il capitano Hunt ordina di disattivare il motore di destra, che funziona alla perfezione. Il copilota McClelland disinnesta l'automanetta e toglie contemporaneamente potenza al motore di destra. Quando lo fa, le vibrazioni cessano e l'odore del fumo scompare. Eddie Trimble ora sa perché. La scatola nera rivela che quando hanno disattivato l'automanetta per spegnere il motore di destra, entrambi i motori sono tornati al funzionamento manuale della manetta. I sensori del motore danneggiato rilevano che sta girando a una velocità inferiore al normale, e ciò determina una riduzione del flusso del carburante. Quando il flusso raggiunge un livello gestibile da parte del motore, le vibrazioni e le fiamme scompaiono. Il motore di sinistra sembra ora perfettamente funzionante, mentre in realtà è danneggiato. I piloti pensano di aver disattivato il motore in avaria. Ciò che essi non capiscono è che è stata la disattivazione dell'automanetta a risolvere il problema, e non, come credono, lo spegnimento del motore di destra. Il particolare effetto dell'automanetta è stato l'argomento determinante che ha fatto sì che entrambi i piloti credessero che, rallentando quel motore, essi avevano identificato il motore in avaria. Ciò rivela che il comportamento dell'automanetta del 737 potrebbe aver indotto i piloti in errore durante l'avaria del motore. E gli investigatori stanno per scoprire come un'ultima terribile fatalità allontani definitivamente l'unica possibilità di salvare il volo 092. In avvicinamento al localizzatore da destra. Ma a Eddie Trimble manca ancora un pezzo del puzzle. Perché i piloti non hanno capito di aver spento il motore sbagliato nei 20 minuti che intercorrono tra la crisi iniziale e l'impatto a terra? Passando al setaccio tutte le sfumature delle registrazioni vocali, Trimble identifica un momento focale. 12 minuti e 15 secondi prima del disastro, l'aereo sembra essere tornato a funzionare normalmente. Ma il capitano Hunt sa che, dopo una crisi in volo, è essenziale rivedere tutte le decisioni prese per assicurarsi di non aver commesso errori. Si sono verificate delle vibrazioni. Ma non appena inizia la sua revisione, il controllore del traffico lo interrompe. Il vento di superficie proviene da ovest e ha una forza di 5 nodi. Autorizza il capitano Hunt a scendere a quota 1200 metri per consentirgli di atterrare in 12 minuti. Egli non riprende la verifica degli eventi con il suo copilota. Se avesse continuato, avrebbe potuto accorgersi del suo errore. Ma tragicamente, l'equipaggio ha mancato l'ultima opportunità di impedire l'incidente. Restano 4 minuti e 40 secondi. Procedura di avvicinamento. Abbassare i flap 1. Velocità 190. I piloti aumentano la velocità del motore sinistro per controllare la discesa. Quello che non sanno è che questo gesto darà al motore il colpo fatale. Aumentando la velocità della ventola, altri detriti provenienti dalle pale danneggiate vengono risucchiati nel motore.
Aumentare velocità. Informali che abbiamo un problema con l'altro motore. L'aereo sta per schiantarsi e la pista di atterraggio dista ancora 21 chilometri. Quando manca un solo minuto allo schianto, il motore perde completamente potenza e prende fuoco. Incendio al motore 1. Accendi l'altro, accendilo. Il capitano Hunt non ha tempo. Ha perso entrambi i motori. Tenta di riavviare il motore di destra utilizzando la velocità dell'aereo per aumentare la velocità di rotazione delle pale della ventola. Non va! Dagli velocità! Non va! Non va! Ma ormai è tardi. La loro velocità è troppo bassa. Hunt cerca di allungare la distanza di percorrenza in volo planato. Tiene in volo l'aereo abbastanza a lungo da superare il villaggio di Kegworth. Ma sa che ormai è finita. 10 secondi all'impatto. Il capitano Hunt fa il suo annuncio finale. Prepararsi all'atterraggio di emergenza. Alle 8:24 e 43 secondi, il volo 092 della British Midland si schianta sul terrapieno dell'autostrada a una velocità di 185 km orari. Midland 092, il radar di East Midland, mi ricevete? Midland 092, East Midlands, do you read? L'aereo si ferma a soli 900 metri di distanza dalla pista di atterraggio. Ma 5 mesi dopo il disastro c'è una svolta finale. Una scoperta scioccante richiama a terra più di 30 nuovi Boeing 737 della serie 400 in tutto il mondo. Giugno 1989. 5 mesi dopo il disastro di Kegworth, altri 2 Boeing 737 hanno delle spaccature nelle pale delle ventole. Ma per fortuna i piloti leggono correttamente gli indicatori e portano a terra i passeggeri sani e salvi. The Civil Aviation Authority has tonight grounded all Britain's Boeing 737-400 aircraft. Le autorità per l'aviazione di tutto il mondo richiamano a terra gli aerei che montano lo stesso tipo di motore per effettuare dei controlli. CFM, il costruttore del motore, scopre un difetto di progettazione. Alla massima potenza, a oltre 7600 metri di quota, la bassa densità dell'aria provoca delle vibrazioni non rilevate precedentemente nelle pale della ventola. La sollecitazione crea delle spaccature. Emerge il fatto che il motore non è mai stato testato in volo. L'aeromobile 737 della serie 400 e il suo motore sono un aggiornamento della serie 300. Il motore è stato testato solo in laboratorio. I test in volo non sono obbligatori. Se fossero stati svolti, l'effetto delle vibrazioni sulle pale avrebbe potuto essere rilevato. Il costruttore deve riprogettare il motore e rimontarlo su 99 aeromobili della serie 400. I regolamenti dell'aviazione, ora, esigono che i costruttori testino in volo tutti i nuovi motori. 18 mesi dopo l'incidente aereo di Kegworth, la commissione investigativa pubblica il suo rapporto. La conclusione è che, sebbene i piloti abbiano commesso un errore nel disattivare il motore sbagliato, a loro discolpa ci sono delle attenuanti. I piloti non si erano mai addestrati con il simulatore di volo per i 737 della serie 400. Questo significa che affrontarono la prima emergenza non in esercitazione, ma nella realtà. I misuratori di vibrazione non erano sufficientemente visibili. E se un membro dell'equipaggio di cabina avesse avvisato il capitano che le fiamme provenivano dal motore di sinistra, si sarebbe potuto evitare il disastro. Ma per i sopravvissuti, i membri dell'equipaggio di volo sono degli eroi. È triste pensare che si sarebbe potuto evitare. E il fatto che quei 2 piloti abbiano corso un tale rischio e abbiano faticato così tanto per poi fallire ad un soffio dalla meta è intollerabile. La lezione appresa dall'incidente aereo di Kegworth ha avuto un enorme impatto sulla sicurezza dell'aviazione. La Boeing ha ridisegnato i quadri strumenti dei nuovi velivoli, rendendoli di più facile interpretazione. L'addestramento con il simulatore è obbligatorio nel caso in cui ci siano modifiche sostanziali.
E l'addestramento delle linee aeree in tutto il mondo ormai incoraggia la comunicazione tra l'equipaggio di cabina e quello di volo, in particolar modo durante le emergenze. Dei 126 tra passeggeri ed equipaggio a bordo, 47 hanno perso la vita. Per i sopravvissuti, niente potrà cancellare il ricordo di quella terribile notte, anche se la loro vita è andata avanti. Chris Thompson e Nick Stevenson sono guariti dalle ferite. Sono ancora soci d'affari nell'Irlanda del Nord. Kieran Dynan si è sposato e ha una figlia. Mi preoccupo ancora, ma non più come prima. Penso di aver esaurito tutta la mia sfortuna in un colpo solo. Che può succedermi di peggio? Debbie Griffith ha lasciato le compagnie aeree per diventare infermiera. Non è possibile sopravvivere a un incidente aereo senza cambiare. Ho cominciato a vivere giorno per giorno. Sono sempre stata ottimista. Non ho voluto chiedermi il perché io non fossi morta. Io non sono speciale. Garrett Jones ha riportato delle lesioni fisiche di lieve entità, ma le cicatrici emotive sono indelebili. Dopo ci si sente sporchi, ci si chiede perché io sono sopravvissuto, che cosa avevo di speciale. E questa domanda mi tormenta tuttora. Non so perché ce l'ho fatta, a parte il fatto di aver scelto il posto fortunato. Il Boeing 737 è ancora l'aereo più popolare del mondo. Oggi un 737 decolla in un punto qualsiasi del mondo ogni 5 secondi. Il suo record di sicurezza è uno dei migliori dell'aviazione.